Sposati con extracomunitari, senza saperlo. Una sorpresa per 9 donne, ma anche qualche uomo di Lecce, ma anche di Surbo e Copertino. Spesso madri con una famiglia ufficiale, l'una della quale invece erano all'oscuro. Alle spalle una sorta di organizzazione che gli agenti della squadra mobile di Lecce, diretti dal dottor Annino Gargano, insieme al personale dell'ufficio immigrazione, sono riusciti a scoprire dopo aver notato delle stranezze nella documentazione fornita per il rilascio del permesso di soggiorno da parte di alcuni extracomunitari magrebini. Tre requisiti per ottenerlo: un matrimonio, un contratto in Italia e l'autocertificazione di convivenza. Su queste si è concentrata l'attenzione degli agenti. La verifica ai domicili forniti ha portato a scoprire la verità. Vi abitavano persone ignare di tutto, almeno questo secondo le indagini che sono ancora in corso. Con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina sono state arrestate 10 persone, 9 magrebini, di cui 4 ancora ricercati, ed un leccese, l'avvocato Gianluca Starace, 39 anni, considerato dagli inquirenti il deus ex machina dei matrimoni fasulli. A lui il compito di falsificare i documenti, cambiando sulle certificazioni lo stato civile delle ignare vittime del raggiro e di recuperare dati e indirizzi di queste, attingendo tra i testimoni di processi dei quali si era occupato. In un caso, donne che avevano assistito ad un incidente capitato in una bambina in un parco di Surbo, per il quale i genitori avevano intentato causa di risarcimento danni al comune. In un altro caso, avevano abilmente raggirato una ragazza con disturbi psichici affidata alla zia. Alla donna avevano fatto credere che il matrimonio fosse stato realmente contratto in gran segreto. Le ordinanze sono state eseguite all'alba su richiesta del PM Giuseppe Capoccia, firmate dal GIP Carlo Cazzella. 6 quelle eseguite, 2 le donne coinvolte, anche loro magrebine. La posizione dell'avvocato, già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nel 2007 per reati simili, ora al vaglio della procura. Da accertare esattamente il meccanismo con il quale riusciva a falsificare i documenti, il suo rapporto con gli ignari sposi e la loro posizione, e infine in che modo i clandestini interessati al permesso di soggiorno entravano in contatto con lui. L'operazione che la squadra mobile ha chiamato Happy Marriage è stato il frutto di indagini capillari sulla documentazione presentata all'ufficio immigrati e testimonia come l'attenzione sul fenomeno immigrazione clandestina sia sempre alta. I controlli sono serrati, sono fitti, sono capillari e riguardano non soltanto le attività che conseguono agli sbarchi dei clandestini, ma anche le attività che sono connesse alla loro regolarizzazione sul territorio nazionale. E proprio da queste attività è venuto fuori questa indagine, che sicuramente ha offerto uno spaccato di grande interesse sotto il profilo investigativo.